L'Ancona ritrova la vittoria dopo le due sconfitte consecutive incassate in casa con il Chieti e poi nel derby a Senigallia contro la Vigor, con un roboante 4-1 a spese del Sora che era arrivato con una buona classifica qui al Del Conero e che invece è stato travolto da un Ancona che ha ritrovato tutto insieme la via del gol dopo due partite concluse senza andare a rete ed ha anche trovato autostima e fiducia. E pensare che abbiamo assistito a due partite, la prima che è durata 29 minuti durante la quale, i primi 29 minuti durante i quali il Sora aveva in qualche maniera messo in ambasce l'Ancona con un pressing a tutto campo, soprattutto nella metà campo dell'Ancona, pressing alto che copriva soprattutto i portatori di palla biancorossi e quindi metteva l'Ancona in difficoltà nello sviluppare le manovre offensive. Poi su una bella iniziativa di Savor sulla destra, che è stato caparbio nell'inseguire un pallone, è riuscito a rimetterlo in mezzo ed è stato Ippoliti, il numero 2 del Sora, nel cercare di anticipare Martiniello a mandare la palla sotto la traversa e quindi in rete, siglando involontariamente il vantaggio dell'Ancona. Da quel momento la partita è cambiata, l'Ancona ha preso in mano il comando delle operazioni, è riuscita a raddoppiare al 44esimo allo scadere del primo tempo con un bellissimo calcio di munizione di Gulinati disegnato da una decina di metri dal limite dell'area, il sinistro di Gulinati con la palla che è finita sul primo palo dove Simoncelli, il portiere del Sora, non poteva arrivare. Proprio all'inizio del secondo tempo, dopo pochi secondi dalla ripresa del gioco, l'Ancona è andata sul 3-0 con Savor che si è inserito sulla destra ed ha battuto ancora Simoncelli, il portiere del Sora. Sul 3-0, proprio nelle battute iniziali del secondo tempo, l'Ancona ha potuto poi controllare la gara senza rinunciare a cercare di ancora impensierire il portiere del Sora. Al 12esimo del secondo tempo il Sora ha fallito l'occasione per portarsi sul 3-1 con Bauco che da due passi tutto solo ha impattato male e ha messo la palla oltre la linea di fondo. Poi c'è stata l'occasione per Sambu di marcare il quarto gol al 29esimo, una bella iniziativa di Sambu sulla sinistra in combinazione con Pecci. Sambu è entrato in area, poi ha calciato di sinistro, la palla è uscita di pochissimo e subito dopo un'altra occasione per l'Ancona con in evidenza Simoncelli che per due volte ha respinto e murato le conclusioni dell'avanti dell'Ancona. Al 34esimo il gol inaspettato del Sora che ha ridotto le distanze con Fagotti, un bel tiro dal limite che ha sorpreso l'Auxemis. Sul 3-1 il Sora ha cercato in qualche maniera di riaprire la partita, ma invece è arrivato proprio allo scadere al 45esimo un bellissimo gol di Sambu, il giocatore subentrato messo in campo da Gadda nel secondo tempo, ha trovato un bel sinistro con la palla sul secondo palo dove Simoncelli proprio non poteva arrivare. 4-1 quindi per l'Ancona che esce da questa partita con un ritrovato entusiasmo, una ritrovata fiducia e può guardare avanti con 9 punti in classifica. Allora, con Massimo Gadda, dopo un 4-1 al Sora, una squadra che era arrivata ad Ancona con una imbattibilità importante, soprattutto dopo aver vinto tutte e due le trasferte che aveva giocato prima di essere qui al Del Conero, quindi una partita che si presentava complicata anche dal punto di vista psicologico dopo le due sconfitte. Invece l'Ancona ha vinto e convinto. Sì, intanto credo che il Sora anche oggi si sia dimostrata una buonissima squadra. Noi abbiamo fatto la prima mezz'ora un po' in difficoltà, anche se non avevamo rischiato molto, però abbastanza contratti, tanto le due sconfitte immeritate che ci portavamo dietro pesavano anche a livello psicologico e quindi abbiamo fatto un po' di fatica. Poi quando abbiamo sbloccato il risultato sicuramente è andata molto meglio. Il secondo tempo è chiaro che il 3-0 subito dal calcio d'inizio ci ha agevolato, dopo la squadra poteva fare ancora gol. Abbiamo preso il 3-1 verso, mancava 10 minuti, ti mette un po' di apprensione, però direi che la vittoria è più che meritata. Sì, poi c'è stato questo bel gol di Sambu che finalmente abbiamo visto gol dell'Ancona segnati non da Martiniello. Sì, ne avevamo parlato nelle altre settimane che avevamo fatto pochi gol, tra l'altro solo con un giocatore, ma io l'avevo detto, abbiamo dei giocatori centrocampisti o mezze punte, giocatori offensivi che hanno gol nelle gambe, quindi prima o poi arrivavano, oggi sono arrivati e sono contento per loro. Ecco,
Terza vittoria, tre vittorie, due sconfitte, 9 punti. Secondo te questo bilancio è appropriato rispetto ai meriti della squadra in queste prime 5 partite? Sì, è sempre difficile dire se sono punti meritati, non meritati, un po' per tutti. Questa squadra ha perso 2 partite dove poteva fare tranquillamente il risultato per la prestazione che ha fatto e quindi magari poteva avere qualche altro punto in più, però non dice niente. L'importante è dimostrarsi competitivi in questo campionato difficile ed è quello che stiamo facendo in queste prime giornate. Per la prima volta hai schierato 2 attaccanti proprio di ruolo, perché Belcastro giocava in verticale rispetto a Martiniello, hai schierato in linea Amadori e Martiniello. Com'è andata questa soluzione? No, bene, abbiamo cercato di tenere a luci un po' più alto per non aprire il buco dietro di loro. Loro hanno lavorato bene, sono 2 attaccanti forti, Nicolò Amadori è un 2005 molto interessante, Martiniello lo conosciamo tutti, hanno fatto sicuramente una buona partita.